Astia, 22esima edizione della Biennale del Ferro Battuto, la Regione Toscana sostiene questa iniziativa. Quali sono gli elementi, a suo modo di vedere, più significativi, più importanti di manifestazioni come queste? Ma l'arte fabbrile è un'arte particolarmente rilevante nella storia e nella cultura della Toscana. Se noi pensiamo che la Toscana trova le sue radici nella civiltà etrusca, che ha introdotto in tutta la penisola l'età del ferro, è evidente che l'arte del fabbro, del manescalco, del ferro battuto rappresentano una delle peculiarità del nostro artigianato artistico. Non vi era statuto di comune toscano in cui non vi era l'arte dei fabbri che avesse poi il ruolo che le arti e i mestieri hanno esercitato nella vita delle comunità, soprattutto nei momenti di più alta crescita e significato. Però tutto questo nell'arco delle generazioni si è inevitabilmente perso e sono pochissime le realtà della Toscana in cui i passaggi generazionali hanno consentito questa cultura artigianale di risaltare con presenze e capacità lavorative oggi. Quindi per tutta la Toscana è estremamente preziosa l'attività che a Pratovecchio Stia attraverso la rassegna biennale viene proposta e abbiamo voluto una presentazione in Consiglio regionale proprio perché in qualche modo ciò che si apre il 3 di settembre a Pratovecchio Stia diventa in qualche modo per la verifica e la prospettiva futura del mantenimento di un artigianato del ferro battuto, in qualche modo la rassegna che in Toscana è la più rilevante e più significativa. A Niccolò Carreri, che è il sindaco e che con tanto impegno porta l'amministrazione a valorizzare questa rassegna, il grazie da parte di tutta la Toscana per un punto di riferimento attraverso questa rassegna che, ripeto, la porta ad essere la rassegna della Toscana sulla lavorazione del ferro attraverso la genialità, il talento e la creatività che con l'uso delle mani il ferro battuto ci propone oggi. Ci sarà un presidente di giuria particolare? Ma è un presidente di giuria che indubbiamente ha un livello di competenze relativo sull'arte del ferro, ma che proprio per questo proporrà il senso della bellezza, che sarà aiutato da un'amministrazione e da degli esperti che faranno quello che gli pare. Non sarà quindi particolarmente autorevole questo presidente di giuria, ma sicuramente molto attratto da questo binomio che è l'arte del ferro a un paese così legato all'immagine di quello che era il centro medievale, come si propone ancora oggi Pratovecchio Stia.